Ciao ragazze, bentornate su DM Beauty. Oggi parliamo di skincare dedicata alla pelle grassa. Quali sono gli step da seguire per andare a migliorare l'aspetto di una pelle grassa? Scopriamolo insieme. Errore che si rischia di fare per andare a combattere la pelle grassa è quello di andare ad utilizzare una marea di prodotti. In realtà è sbagliato perché non bisogna andare ad aggredire troppo la pelle, quindi non bisogna utilizzare prodotti troppo aggressivi o prodotti ovviamente sbagliati per il proprio tipo di pelle. Detto questo, la pelle grassa è una pelle che produce molto più sebo rispetto a una pelle normale, di conseguenza bisogna andare a riequilibrare la barriera cutanea facendole produrre ovviamente meno sebo. La routine che vado ad elencarvi adesso ha sicuramente come obiettivo quello di andare a migliorare l'aspetto della pelle e di conseguenza renderla meno unta e più luminosa. Gli step fondamentali sono soltanto 4. Il primo, il più importante, è sicuramente la detersione. Mattino e sera, tutti i giorni, non dovete dimenticarvene mai, dovete andare a detergere il vostro viso utilizzando ovviamente un prodotto, un detergente, una mousse indicata per la pelle grassa. Io utilizzo questo, che è un detergente purificante che ha all'interno anche l'aloe. L'aloe è un ingrediente fantastico perché va a contrastare la lucidità. Potete scegliere anche una mousse, non c'è nessun tipo di problema. Andate a massaggiare il prodotto comunque in maniera molto delicata, senza aggredire, senza stressare troppo il viso, con movimenti circolari per circa 30-40 secondi e insistete maggiormente sulla zona T, che è quella che presenta maggiore impurità. Poi andate semplicemente a risciacquare con acqua tiepida e andate a tamponare con un asciugamano il viso. Basta, avete già fatto questo tutti i giorni, fondamentale. Il secondo step, anche questo importante, è l'utilizzo del tonico, anche questo da applicare mattino e sera. Io utilizzo un tonico leggermente esfoliante che vado ad applicare su tutto il viso con un dischetto di cotone, volendo potete utilizzare anche le mani. Il tonico, mi raccomando, non è da risciacquare, serve per andare a rimuovere eventuali residui di detergente, ma in realtà è importante utilizzarlo per andare a chiudere i pori, quindi non dimenticatevi di utilizzare il tonico. Il terzo step è l'utilizzo di una crema idratante, perché anche la pelle grassa ha bisogno di idratazione, quindi scegliete una crema non troppo corposa, una crema indicata per pelle grassa, un fluido opacizzante da utilizzare o la mattina o la sera come preferite, però mi raccomando dovete lo stesso idratare la vostra pelle. Il quarto e ultimo step è l'utilizzo delle maschere, non più di 2 volte a settimana, mi raccomando massimo 2 volte. Per la pelle grassa consiglio di utilizzare le maschere all'argilla, in particolare all'argilla verde, perché va ad assorbire il sebo in eccesso e va a ridurre anche la comparsa di brufoli, oltre che ovviamente a purificare la pelle. Inoltre l'argilla va ad asciugare la pelle ma non la secca troppo, cosa importante. Se avete soltanto la zona T grassa potete andare a mettere la maschera soltanto sulla zona T e sul resto del viso potete utilizzare una maschera rimpolpante, una maschera illuminante, insomma quello che preferite. Quindi ricapitolando, gli step fondamentali per andare a migliorare l'aspetto di una pelle grassa sono soltanto 4, ovvero la detersione del viso che è importantissima tutti i giorni, il tonico, la crema idratante da non dimenticare e la maschera 2 volte massimo a settimana. Nulla, spero di avervi dato qualche consiglio utile, vi mando un grandissimo bacio, a presto, ciao!